Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, mi ha querelato per diffamazione. Ah, presidente, ci ha messo 2 anni, ci ha messo. Praticamente per diffamazione su cosa? Per critica giornalistica, per incapacità nella gestione di una nazionale che non è andata al mondiale. L'unica cosa, presidente, poi ci saranno gli avvocati ovviamente che riporteranno il tutto, mi sa, caro Presse, e ti vogliamo bene da tanto tempo, che hai sbagliato qualcosa a livello di tribunale. Poi, casomai, ti consigliamo qualcosina agli avvocati perché ci sono dei passaggi errati anche sotto il punto di vista del domicilio e del territorio. Ma questo poi lo vedremo in separata sede, caro presidente Gravina. Nel frattempo, goditi, come ci godiamo noi da italiani, questa vittoria, mentre ci siamo potuti godere anche lo scempio di quello che è stato ovviamente il non mondiale, il post mondiale e la gestione Mancini. La storia insegna che nei 19 precedenti ne abbiamo vinte 19, quindi non c'è 19 senza 20, andremo e capiremo dov'è la diffamazione nei confronti del presidente Gabriele Gravina, che non riconosce probabilmente la differenza tra la critica giornalistica e la diffamazione. Molte volte la diffamazione viene usata da qualche, tra virgolette, potente come una sorta di, non lo sappiamo, basta, la finiamo qui? Noi non abbiamo nulla da temere, questa nazionale è indecente, la gestione politica federale è più che indecente, Gabriele Gravina si doveva dimettere da presidente perché chi non ci porta al mondiale, come è successo con il presidente Tavecchio, coerente, si era dimesso, la stessa cosa Ventura, e lo abbiamo stracriticato, e la differenza tra Tavecchio e Gravina, ci sono due differenze, che Tavecchio non è andato al mondiale e si è dimesso, e si è beccato tutte le critiche senza andare in nessun tribunale italiano. Gabriele Gravina è ancora lì e prova a difendersi attraverso i tribunali. I tribunali li conosciamo, ci vediamo senza nessun tipo di problema, caro presidente Gabriele Gravina, ma davanti ai giudici probabilmente dovrei portare anche delle spiegazioni al popolo italiano calcistico di quello che sta succedendo all'interno della FIGC. Non abbiamo problemi, è successo già in passato, siamo una televisione libera, facciamo informazione libera, non abbiamo paura dei potenti e non abbiamo paura di fare informazione. Quindi la data è il 22 novembre, 23 novembre, ci saremo. Wer hat die schnellsten und die allerschönsten Fußballbeine? FC Hansa, oh, oh, oh.